Buongiorno a tutti, buongiorno, sono Michela Stentella della redazione di FPA. Vi do il benvenuto, vi auguro prima di tutto un buon anno. Questa è la prima puntata del 2021, ci ritroviamo quindi dopo una breve pausa natalizia, diciamo, e riprendiamo quindi i nostri appuntamenti con gli approfondimenti, le rubriche di approfondimento del venerdì in cui vi presentiamo i contenuti della nostra newsletter, ne scegliamo uno su cui fare un focus e lo commentiamo con degli ospiti. Allora, per cominciare, come sempre, vi faccio vedere la newsletter di oggi che trovate già nelle vostre caselle di posta. La newsletter, come vedrete, si apre con un articolo sul tema delle competenze digitali. È stato presentato il piano operativo della Strategia Nazionale Competenze Digitali. Con questo articolo facciamo un po' il punto commentandolo con Giuseppe Iacono, che coordina proprio l'iniziativa Repubblica Digitale. Su questo torniamo poi in seguito, ma passiamo invece subito al tema della rubrica di oggi. Uno degli articoli che trovate in evidenza è un articolo firmato da Carlo Mogi Sismondi, il nostro presidente, il presidente di FPA, che ha scritto appunto un commento, un articolo sul tema dello smart working, un tema insomma di cui abbiamo parlato molto spesso negli ultimi mesi. Naturalmente è diventato centrale, molto centrale in questi mesi in cui appunto lo smart working è stato adottato un po' giocoforza da tutte le amministrazioni, ma che naturalmente ci preme sempre presentare come non una soluzione emergenziale, ma un approccio organizzativo che deve essere visto invece come una risorsa da applicare appunto sempre, non solo in emergenza. Di questo parliamo un po' in questo articolo, che lascio subito commentare al nostro presidente, appunto Carlo Mochi Sismondi. Successivamente passerò a presentarvi gli altri ospiti che con noi parleranno di questo argomento. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Michela, buongiorno a tutti voi, i nostri ospiti e a chi ci sta ascoltando in questo momento e a chi nei prossimi giorni scaricherà questa nostra rubrica che vi ricordo rimane sul nostro sito, come sulla nostra repository, come un'opportunità anche successivamente. Allora, intanto partiamo da dove ho cominciato. Io ho cominciato da questo libro qui, che i nostri ospiti, che è Trasformazione Digitale, Smart Working nella Pubblica Amministrazione, che è il libro scritto da Alessandro Bacci, Francesco Frieri e Stefania Sparaco, in stretto ordine alfabetico, e che presenta un po' il tema dello smart working, ma lo lega al tema del cambiamento nella pubblica amministrazione. Io comincerei proprio da qui, dal cambiamento della pubblica amministrazione. Più che mai in questo momento abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione che io chiamo rigenerata. Allora, la parola rigenerata me l'hanno criticata tutti perché hanno detto che c'è la marmitta rigenerata, ci sono, che quindi sa di. Ma invece io sono andato a guardare sul vocabolario. Rigenerato, dice il vocabolario, è spiritualmente, moralmente rinnovato. Ecco, abbiamo un grandissimo bisogno di un'amministrazione che sia spiritualmente, e quindi parliamo di reputazione, ma anche moralmente rinnovata, nel senso di trovare una nuova etica che è quella che ha sempre avuto l'amministrazione, quella del bene pubblico, ma che a volte tra ondate successive di riforme ci siamo un po' persi. Dice ancora il vocabolario che rigenerato vuol dire di qualcosa logorato dall'uso, ma che viene restituito alla sua efficienza. Ecco, mi pare proprio giusto, la pubblica amministrazione spesso è logorata dall'uso, logorata dalle riforme, logorata dal quotidiano. La sua efficienza la deve trovare. Argomento pesantissimo, e allora vi faccio un'altra citazione, visto che questo libro è ricchissimo di citazioni, anzi, vi consiglierei di leggere, poi dopo che l'avete letto tutto, leggetevi solo le citazioni dell'inizio degli 11 capitoli, solo i pezzettini di citazione, è un bellissimo percorso nel nostro pensiero di innovazione. Dicevo, l'altra citazione è quella di Paul Valéry che dice che bisogna essere leggeri come gli uccelli e non leggeri come piume. Qual è la differenza? Allora, cerchiamo un cambiamento che sia leggerezza, ma questa leggerezza, come direbbe Calvino che lo cita, non è una leggerezza in una piuma che è spinta dal vento, ma è la leggerezza di un uccello che sa dove va. Allora, per sapere dove va, dobbiamo in qualche modo orientare l'amministrazione pubblica alle grandi missioni che in questo momento ha davanti. Per farlo serve di essere flessibili. Per essere flessibili serve di avere un'organizzazione flessibile, qui entra in gioco lo smart working, ma come vedete non l'ho messo come primo tema, l'ho messo come conseguenza di un percorso logico che parte dalla rigenerazione della pubblica amministrazione, dal bisogno di orientarla verso le missioni, dalla necessità della sua flessibilità,
dalla centralità delle persone e allora arriva lo smart working. Condizioni abilitanti, lo citavo nell'articolo, ve lo dico in due minuti, sono ovviamente, io ne indicate tre, se ne potevo indicare 300 o una, però tre sono consapevolezza, la consapevolezza di quello che si sta facendo, quindi la consapevolezza degli obiettivi strategici a cui ogni organizzazione è chiamata, ma anche ogni unità organizzativa all'interno della grande organizzazione, ogni persona all'interno dell'unità organizzativa, perché nello smart working e nel lavoro flessibile e agile è ancora più importante aver chiaro quali sono gli obiettivi, perché non stiamo andando al lavoro, non abbiamo la consuetudine quotidiana del caffè sotto l'ufficio che già ci fa dire che stiamo al lavoro, non siamo al lavoro, al lavoro ci dobbiamo essere perché sappiamo dove stiamo andando, perché sappiamo quello che facciamo e sappiamo i risultati che sono attesi. Il secondo grande, diciamo, condizione abilitante è una buona valutazione che sia un sostegno. La valutazione è sempre, quando è una buona valutazione, è sempre un bastone a cui appoggiarsi, non un bastone che mi picchia. Allora, il bastone a cui appoggiarsi, una buona valutazione non può essere che figlia di buoni obiettivi, ben indicati, ben diciamo, consapevolizzati. E il terzo tema, e con questo quasi chiudo, è il tema della coerenza. È un tema fondamentale nella riforma dell'amministrazione pubblica. Io, insomma, come i miei ospiti, ne abbiamo viste tante di riforme, io un po' più di loro, perché ne ho cominciato prima, ma le ondate successive di riforme hanno molto spesso spezzato la coerenza, per cui abbiamo avuto degli stop and go continui. Se abbracciamo con coraggio lo smart working, il lavoro flessibile, ma anche e soprattutto la rigenerazione della PA, non possiamo permetterci di non essere coerenti nello sforzo. Lo sforzo deve essere costante e coerente per portare a un risultato. Speriamo che questo cambiamenti continui politici, crisi in vista, eccetera, non ci spezzino questa coerenza necessaria. Michela, a te. Grazie. Beh, sì, come dicevamo, quindi lo smart working non come soluzione fine a se stessa, ma come dice il titolo proprio dell'articolo, come un qualcosa che ci svela, ci parla anche proprio della salute organizzativa delle amministrazioni, ci racconta come le amministrazioni stanno cambiando, e di questo parliamo appunto con i nostri ospiti. Ve li presento tutti velocemente, poi do la parola a ciascuno. Innanzitutto li saluto, li ringrazio per essere qui con noi. Abbiamo Mariano Corso, responsabile scientifico osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Abbiamo con noi il professor Federico Butera, professore emerito di scienza dell'organizzazione e presidente della Fondazione IRSO. Abbiamo con noi Francesco Frieri, direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna, e Alessandro Bacci, direttore regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi della Regione Lazio. Allora, cominciamo quindi con loro a parlare di questo tema. Iniziamo con Mariano Corso. Buongiorno. Iniziamo con Mariano, perché poi so che deve, insomma, dopo lasciarci per altri impegni, quindi partiamo da lui anche perché chiaramente Mariano, essendo appunto responsabile scientifico osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, ha una visione, ha una lunga esperienza sul tema, ma ha una visione molto chiara di quello che sta accadendo, insomma, anche nel nostro paese. E quindi gli chiediamo, partendo proprio dalla conoscenza di questo tema, dagli studi che fate e dai dati che avete, cosa stiamo vedendo in questo momento nelle nostre amministrazioni, un po' a che punto siamo, ma soprattutto cosa abbiamo, cosa secondo voi, secondo la vostra visione, la nostra amministrazione stanno imparando da questa esperienza, quindi da questo momento così particolare. Grazie Michela. Beh, che cosa vediamo? Abbiamo archiviato un 2020 che è stato un anno di svolta nell'organizzazione del lavoro, lo è stato ovviamente per tutti e non solo in Italia, ma lo è stato in modo molto particolare nella pubblica amministrazione italiana. Sicuramente un anno che anche per questo elemento verrà ricordato. Questo per tutta una serie di motivi. Ovviamente il fatto che la pandemia ci ha colpito in modo particolarmente repentino e grave, sicuramente il fatto che partissimo da un modello molto tradizionale, molto arretrato dal punto di vista tecnologico, ma sicuramente anche la forte volontà politica che è stata impressa, dimostrata da questo governo.
Del resto, che la magnitudo sia del cambiamento sia stata molto forte, lo si legge nei numeri. Pensiamo che all'inizio del 2020 lo smart working riguardava il 16% degli enti della PA. In totale noi stimiamo che fossero coinvolte circa 44.000 persone che vivevano lo smart working in modo molto sporadico. Circa in media un giorno alla settimana veniva utilizzato per il lavoro da remoto, e l'impatto poi sostanziale sul modo di lavorare in ufficio era nei fatti quasi nullo. Che cosa è successo? L'emergenza, già la prima fase dell'emergenza è stata un cambiamento repentino. Il 94% delle pubbliche amministrazioni ha dovuto chiedere alle persone di lavorare da remoto. Stimiamo che nella fase 1 siano stati 1,85 milioni, quindi il 58% del totale degli addetti della PA dover sperimentare un nuovo modo di lavorare. È evidente che questo sforzo è stato largamente improvvisato, e lì si è vista la differenza tra quelle pubbliche amministrazioni che avevano già investito, che sono state molto più resilienti, e quelle che invece hanno dovuto totalmente improvvisare. Detto questo, i risultati sono stati importanti per tutti. Un risultato sicuramente a livello di sistema è stata la resilienza, e da una survey fatta durante i mesi del lockdown abbiamo rilevato che il 58% dei lavoratori della PA è riuscito a portare avanti in queste condizioni tutte le attività, il 38% di farlo almeno in parte. Quindi abbiamo avuto nella PA solo un 4% di persone che si sono trovate impossibilitate nei fatti a svolgere la propria mansione lavorando in remoto, e questo evidentemente è qualcosa che ha sorpreso tantissimi osservatori. Certamente la mancanza di digitalizzazione è stata una barriera. Gli enti hanno cercato di adeguare la dotazione di strumenti hardware e software, ma il gap era talmente alto che, nonostante anche lo snellimento delle procedure di acquisto e anche le tante iniziative a livello sistemico per dotare di maggiori strumenti le persone della PA, però il ricorso poi alla fine al cosiddetto bring your own device è stato massiccio. Quindi tre organizzazioni su quattro hanno dovuto chiedere alle proprie persone di farsi carico, di fare supplenza rispetto a un gap di digitalizzazione. Questo evidentemente ha anche aperto il fianco a tutta una serie di fragilità, sono aumentati moltissimo gli attacchi informatici, però è stata anche un'occasione incredibile di miglioramento delle competenze digitali e anche di iniziare un percorso di ripensamento di quelli che sono i processi aziendali, molte procedure, diciamo elementi di dematerializzazione che da anni si ritenevano difficili da attuare, invece sono stati attuati con grandissima velocità. E quindi non soltanto l'applicazione emergenziale dello smart working ha avuto il merito di preservare la salute di tanti lavoratori e di dare continuità nell'erogazione dei servizi essenziali, ma ha anche posto le basi per una modernizzazione tecnologica e organizzativa della pubblica amministrazione. Quindi tanti attacchi che sono stati fatti sono attacchi sostanzialmente preconcetti, no? Di chi ha voluto accusare comunque i lavoratori del pubblico impiego di avere goduto di privilegi e di fatto di aver utilizzato questo strumento per una sostanziale vacanza. Ecco, questo non è quello che i numeri, le prestazioni dimostrano. Certamente comunque il percorso di questi mesi ha messo anche in luce tutta una serie di contraddizioni. Ne è specchio ad esempio la gestione della seconda fase dell'emergenza, in cui all'atto del rientro moltissime pubbliche amministrazioni hanno gestito il processo in una logica del puro adempimento. Molti
lavoratori della PA si sono trovati forzati a rientrare in ufficio in modo che non facilitava affatto la prestazione, con una frammentazione non pensata, non progettata dei processi e dei team di lavoro. Quindi a una giusta domanda di riequilibrio si è data nella maggior parte dei casi una risposta invece inadeguata, che ha dato spesso demotivazione e sconforto. Ecco, la seconda fase della pandemia, quindi l'acuirsi nella seconda ondata, in realtà ha frenato un po' il processo, questo processo un po' mal progettato di rientro, e sta spingendo anche a ripensare in modo più sistemico quelle che sono il modello, no? I prossimi mesi saranno sicuramente cruciali. Sicuramente l'introduzione del POLA, il piano organizzativo per il lavoro agile, va nella direzione giusta, perché spinge tutte le amministrazioni a fare un vero piano di innovazione organizzativa che è pensato nella logica dell'innovazione di medio periodo, dell'innovazione pluriennale, un piano a 3 anni, e chiarisce anche, ecco, un elemento di grande importanza è stata l'introduzione delle linee guida. Le linee guida per l'applicazione del POLA rispettano questo modello anche soft che era già stato adottato con la legge 81, e però chiariscono alcuni principi importanti, ad esempio il principio che lo smart working non è ciò che si fa quando si lavora a distanza, ma che è un modello organizzativo che va adottato sempre, che riguarda non soltanto la performance individuale, ma innanzitutto quella del team, e che quindi è una scelta, innanzitutto una scelta organizzativa, che è indipendente dal luogo in cui ci si trova e anche del fatto di aver singolarmente sottoscritto o meno un accordo di lavoro agile. Quindi i prossimi mesi saranno importantissimi. Un tema fondamentale con cui, e con questo chiudo, è avere un giusto equilibrio nella relazione con le parti sociali e mantenere fermo il punto che lo smart working non è un diritto da concedere, non è un privilegio, ma è un'autonomia professionale, un modello organizzativo basato su un'autonomia professionale che va dimostrata e meritata con i risultati. E da questo punto di vista sarà molto importante misurare e comunicare sempre l'impatto sul cittadino. Senza questo faro, in realtà l'applicazione dello smart working fatta per decreto rischia di acuire quello scollamento sociale che c'è oggi tra una larga parte dell'opinione pubblica e il pubblico impiego. Certo. Grazie. Grazie Mariano. Sul tema dell'organizzazione torniamo a breve proprio con il professor Butera. Solo un'aggiunta, noi tra l'altro in questi mesi, insomma, come FPA ci siamo anche un po' chiesti sia come i cittadini che come i dipendenti pubblici vedessero questo cambiamento. Infatti, diciamo, su questi temi poi anche sul nostro sito trovate tutti i materiali delle ricerche che abbiamo fatto. Quello che è emerso, abbiamo fatto due indagini, una a luglio e una a novembre, in cui si chiedeva un po' proprio la percezione del cambiamento legato allo smart working ai dipendenti pubblici, e quella di novembre anche ai cittadini. E devo dire, quello che abbiamo notato, che è emerso, è che comunque i dipendenti pubblici che stanno sperimentando questa nuova modalità organizzativa dichiaravano comunque di volerla proseguire anche una volta finita l'emergenza, e soprattutto si aspettano un cambiamento che ancora non proprio interno organizzativo, che ancora non rilevano pienamente, ma che comunque diciamo attendono, che si aspettano che accadrà appunto nei prossimi mesi. Quindi c'è una fiducia anche a novembre, tra l'altro anche agganciandomi un po' a quello che diceva proprio Mariano Corso nella indagine che abbiamo fatto in collaborazione con l'Istituto Piepoli, interpellando proprio anche i cittadini su questo tema.
Quello che è emerso è che la maggior parte dei cittadini considera lo smart working nella PA un'opportunità di innovazione, di cambiamento, e non, invece non ha una visione, diciamo, negativa di assenteismo, che invece magari genericamente si potrebbe pensare. Quindi questa visione, devo dire, di innovazione, di cambiamento emerge, è passata in qualche modo sia tra i cittadini che tra i dipendenti pubblici. Il professor Federico Butera, che appunto di questi temi si occupa da tanto tempo, da tanti anni, ma con lui in particolare amplierei proprio il discorso a questo ragionamento sul cambiamento proprio organizzativo. Diciamo, parliamo della pandemia perché è il fenomeno chiaramente macroscopico di questo anno così particolare, che ancora sta caratterizzando questi mesi. Non sappiamo bene come finirà, quando finirà, quindi c'è una situazione di incertezza. Quindi possiamo dire che in generale tutta questa situazione sta portando a un ripensamento complessivo delle organizzazioni. Lei, che appunto è esperto proprio di scienza dell'organizzazione, come vede questo momento di riprogettazione? Secondo lei, appunto, le organizzazioni nel loro futuro, come stanno disegnando il loro futuro? Come si rivedrà non solo il modo di lavorare, ma proprio in generale tutto l'aspetto organizzativo delle diverse istituzioni? Prego, professore, buongiorno. La ringrazio prima di tutto per essere qua con noi. Buongiorno, ringrazio voi per questa opportunità di incontrare gli amici con cui condividiamo da anni ragionamenti ed esperienze su questi temi. Io partirei un po' dal quadro informato di quello che è avvenuto, di quello che sta avvenendo, di quello che potrebbe avvenire, che Mariano Corso ci presentava. Ecco, e Mariano Corso concludeva, diciamo, il suo intervento dicendo quello che avverrà o dovrebbe avvenire è di pensare allo smart working come una componente di un cambiamento organizzativo, che è il tema che lei, Michela, ci sta proponendo, no? E Mariano Corso di queste cose ha scritto molto, diciamo, quando diceva lo smart working è una filosofia, ma credo che l'espressione più precisa sia proprio quello che ha usato adesso, insomma, no? È una componente di un cambiamento organizzativo importante. Allora, la vera domanda non solo quello che avverrà, ma quello che noi vogliamo che avvenga, insomma, no? Il cambiamento organizzativo non si introduce per norme, per legge, non si introduce per osservazioni di eventi che avvengono, ma per azioni positive e concrete. Allora, i temi che poneva Carlo Mocchi Sismondi mi sembrano centrali. Allora, il punto di partenza mi pare sia proprio quello di una pubblica amministrazione rigenerata. Questo è proprio il termine che io ho usato in questo pesante libro che ho scritto, Organizzazione e Società, dove pongo la domanda di come questo paese, il paese che è una società di organizzazione, ecco, si salverà, ecco, se riesce a mettere al centro, diciamo, la rigenerazione delle organizzazioni pubbliche, private, grandi organizzazioni, piccole e medie, insomma. Ecco, rigenerazione è meglio che riprogettazione, meglio che cambiamento, perché implica due elementi. Uno, ecco, l'idea di trarre, diciamo, dalla storia di ciascuna organizzazione il bene che c'è, perché spesso c'è un gran bene, soprattutto sono le persone, insomma, no? Ecco, che vanno animate, e di pensare non soltanto a dei cambiamenti specifici e concreti, ma dei cambiamenti di modello, insomma, no? Ecco, noi siamo di fronte a una pubblica amministrazione ammalata, ecco, di non solo di rigidità, ecco, ma di modelli burocratici che assomigliano più all'eredità di Maria Teresa d'Austria, ecco, che a quello che serve in una società moderna, ecco, complicata, intricata da un apparato normativo profondamente ridondante e pletorico, ecco, e da forme, diciamo, tentativi di flessibilizzazione, di orientamento dei risultati, che nel tempo non hanno avuto grande successo, incluso il famoso New Public Management, che in Italia non ha avuto il successo necessario. Allora, la strada maestra mi pare che sia quella che accennava, a cui accennava Carlo, no?
orientare le pubbliche amministrazioni a delle missioni grandi, a delle missioni che vanno al di là, fuori, diciamo, dal perimetro delle attività della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione non può cambiare sulla base puramente normativa, ma non può neanche cambiare come il barone di Munchausen, che si sollevava dal pantano tirandosi su per i capelli, no? Questo può avvenire soltanto orientandosi a qualche cosa che è rilevante sull'esterno, rilevante per l'amministrazione, per i cittadini. Quindi io la chiamo change management mission driven, insomma, no? Ecco, una brutta espressione inglese, ma significa un cambiamento guidato dal cambiamento. Io ho avuto la fortuna di seguire, di collaborare, diciamo, al progetto che viene descritto anche nel libro di Bacci e Frieri, del cambiamento della pubblica amministrazione dell'Emilia Romagna, che ha avuto successo perché è stato proprio tirato, guidato, spinto da un progetto esterno, no? Il patto per il lavoro, che era il tentativo di sviluppare, diciamo, una politica e un'attuazione che portava a dimezzare la disoccupazione, aumentare l'occupazione, aumentare il valore aggiunto e farlo con un patto tra 50 soggetti pubblici e privati che, come dire, mettevano in comune le loro strategie. Questa cosa ha funzionato, questo patto per il lavoro adesso è stato rinnovato, c'è una nuova fase. Ecco, questo credo che sia un'esperienza interessante. Non bisogna copiare ovviamente l'Emilia Romagna, ma si può, diciamo, identificare, tipizzare alcuni di questi passaggi. Noi l'abbiamo fatto in questo volume che abbiamo pubblicato per il Mulino, intitolato Coesione e Innovazione, e pensiamo che questo sia un modello possibile. Non è l'unico, ecco, nella mia esperienza, vado a chiudere, insomma, ecco, io, come dire, seguendo le indicazioni che una volta dava Andreotti, dicendo che i matti sono in due posti, i manicomi e quelli che vogliono riformare, lui parlava delle ferrovie, ma si estendeva alla pubblica amministrazione. Ecco, io appartengo a questa categoria di matti, non sto in un manicomio, ma penso, tra le varie cose di cui mi sono occupato, che cambiare la pubblica amministrazione sia cosa buona, giusta, importante per tutti. Cioè, no? Ecco, quindi io mi sono occupato di questo in vari modi, insomma, no? Ecco, tentando, diciamo, un esperimento oggi impossibile, ecco, di disegnare una grande pubblica amministrazione come gli uffici delle entrate, insomma, no? Ripensandola da capo. Questa cosa oggi non sarebbe più possibile, perché ci imbatteremmo dentro le leggi degli appalti e dentro i meccanismi burocratici impossibili. Ecco, ci ho tentato, tentando di riproporre quello che Gore e Clinton avevano tentato di fare negli Stati Uniti, un patto generale di reinventing government, ecco, facendo un progetto con il mio amico Bruno Dente, su incarico del ministro Nicolais, una cosa che chiamavamo Acropolis, no? È stato un bel libro, è stato discusso, non se n'è fatto mai nulla, insomma, no? Da questo punto di vista. E altre cose di questo tipo. Quindi oggi io credo che dentro, diciamo, un quadro generale, ecco, sia importante attivare una serie di cantieri nelle regioni, nelle città metropolitane, nei territori e così via di seguito. Questa opportunità ci viene data dal fatto che questo Next Generation Europe, su cui stiamo tutti, diciamo, assistendo ad una vicenda politica drammatica in questi giorni, ecco, prima o dopo dovrà essere deliberata, dovrà essere accettata dall'Unione Europea, e il vero problema sarà l'ultimo miglio, ecco, come si fa ad attuare questo. Allora, io credo che prese le grandi decisioni strategiche le hanno prese, però poi il problema è che sui territori, ecco, questi interventi sul clima, sull'ambiente, sulle tecnologie, sulla sanità, andranno prese, ecco, e io credo che sia la grande opportunità per far lavorare la pubblica amministrazione insieme con i soggetti del territorio per ottenere dei cambiamenti. Chiudo per dire che c'entra lo smart working è molto importante, Mariano Corso mi ha fatto un quadro molto preciso, ma io credo che lo smart working sia anche un'opportunità per cambiare il lavoro, per liberarci degli uffici fabbrica, per liberarci dei modelli rigidi
ecco, di organizzazione e dei modelli burocratici di lavoro basati su procedure, su esecuzioni, su mansioni, con tutte le implicazioni che questo ha comportato in termini di relazioni industriali, livelli C1, C2, C3, eccetera, eccetera, che sono la passione, il divertimento e la disgrazia, insomma, delle relazioni all'interno della pubblica amministrazione, e riconvertire il lavoro in lavoro basato sui ruoli, sulle professioni orientate ai risultati e su forme organizzative basate su cooperazione, su comunicazione, su scambio di conoscenza e su comunità. Questo modello è il modello che ha dato poi forza ai casi di smart working di maggiore successo prima e dopo la pandemia, anche nella pubblica amministrazione. Quindi noi abbiamo qui due casi raccontati in questo libro, l'Emilia Romagna e la Regione Lazio, in cui ci sono stati degli esperimenti molto importanti e interessanti, dove non si è giocato, insomma, a governare la remotizzazione, si è lavorato per ridisegnare il lavoro facendo del lavoro, lavoro professionale e un'organizzazione più flessibile. La stessa cosa è avvenuta all'INAIL, la stessa cosa è avvenuta al MEF e in molte altre pubbliche amministrazioni che in questo momento si presentano come champion. Una cosa molto importante, chiudo davvero, che questo libro di cui stiamo parlando, ecco, sia anche utilizzato, ecco, per mandare un messaggio alle organizzazioni pubbliche più deboli, più fragili, ecco, che questa cosa si può fare, insomma, no? Ecco, che non è soltanto, diciamo, una possibilità delle mani delle organizzazioni più potenti, ma che questo anche un comune, anche una regione, diciamo, che non si era avventurata su questi terreni, ecco, può seguire questo percorso con questo modello della mission driven change management di cui parlava Carlo Mocchi prima nella sua apertura. Grazie. Grazie. Grazie, grazie professore. Grazie, beh sì, allora devo dire che un po', insomma, anticipato in effetti quello che faremo, insomma, con gli altri due ospiti che abbiamo oggi e che appunto in questo libro e in tante anche occasioni in cui ci siamo incontrati hanno raccontato la loro esperienza, quindi il senso di anche questi momenti è un po' proprio anche non dare un modello che possa andare bene per tutti, ma tracciare un po' un percorso che però possa fare anche da guida, da esempio, possa fornire degli spunti, no, su queste tematiche, partendo quindi un po' quello che cerchiamo di fare anche noi come FPA con tutte le nostre iniziative, mettere insieme le reti e quindi creare proprio delle connessioni tra le diverse amministrazioni. Allora, io direi quindi di parlare proprio di questo, proprio per chiudere con i nostri due ospiti, Francesco Frieri e Alessandro Bacci, appunto dei due enti, Regione Emilia Romagna e Regione Lazio, che tanto su questo tema dello smart working e del rinnovamento organizzativo hanno lavorato e stanno lavorando. Naturalmente, come dicevamo, arrivare a dei risultati, a dei buoni risultati, a degli ottimi risultati, è frutto di un lavoro che va avanti da tempo, non è una cosa che può essere stata improvvisata in pochi mesi. Quindi quello che volevo chiedere a voi però è, partendo quindi da un'esperienza pregressa, la vostra impressione però sullo sviluppo, sul cambiamento che stiamo vivendo proprio in questo momento e se effettivamente percepite anche che questa rete di amministrazioni, questo senso di condivisione di esperienze positive sta andando avanti, si è accentuato appunto in questo momento anche di emergenza e quali sono un po' le prospettive per lavorare in questo senso nei prossimi mesi. Partirei con Francesco Frieri, lo saluto, buongiorno innanzitutto, e chiedo prima a lei appunto per primo un commento su questi aspetti. Quindi, Michela, mi permetti un attimo, volevo solo chiedere una cosa, rischiamo di dire che gli autori sono due, gli autori sono tre, c'è Stefania Sparaco che non è qui con noi, e se no la prima cosa che ottengo di essere linciato dalle mie amiche che giustamente tengono la parità di genere, ma a parte la parità di genere è stata un'autrice importante del libro, quindi non è qui con noi semplicemente perché oggi non poteva per ragioni diverse, ma se no mi piaceva, se no rischiamo, adesso Alessandro e Francesco sono cari amici, però il libro è stato scritto da tre persone. La seconda cosa che volevo chiedere, che volevo dire a voi, ma poi lascio Francesco e Alessandro perché siamo andati un po' lunghi, è
ma come avete avuto il tempo di scrivere questo libro? Perché è un libro estremamente denso, ma proprio pieno di sollecitazioni a tutti i livelli, dal livello filosofico al livello pratico, dagli spazi alla trasformazione della società, a come si fa all'interno dell'amministrazione a mettere le scrivanie. C'è stato tanta esperienza, ma anche tanto tempo per un'esperienza metabolizzata. Ecco, io direi che leggo da qui un'esperienza metabolizzata. Rilascio a Francesco e scusa Michela dell'intrusione. Assolutamente, insomma, il dibattito è proprio questo, insomma, avervi tutti insieme per poter scambiare le impressioni. Allora, rilancio quindi la domanda del dottor Moghi Sismondi prima di tutto a Francesco Frieri: come ha avuto il tempo di lavorare a questo progetto? Naturalmente anche io saluto Stefania Sparaco, che appunto non è potuto partecipare oggi, ovviamente l'avevamo citata all'inizio, ma insomma naturalmente anche lei è una delle protagoniste di questo racconto, e poi appunto la vostra visione del cambiamento attuale e un po' della prospettiva che avremo per i prossimi mesi, prossimi anni, insomma, in realtà dobbiamo avere un po' lo sguardo lungo in questo senso. Prego. Allora, come si trova il tempo? Molto semplice. Grazie alla pandemia, sacrificando le proprie famiglie e i propri affetti. Questo è il modo, è sacrificando l'estate. Abbiamo scritto prevalentemente nel mese di agosto e abbiamo consegnato più o meno la prima volta il 16 di ottobre. Quindi abbiamo sacrificato l'estate e le nostre famiglie. Infatti la vera domanda andrebbe rivolta a Stefania Sparti, che è una mamma, tra l'altro, con due bambini. Dice, ma come ha fatto una mamma? Le mamme hanno una marcia in più probabilmente, quindi hanno un motore in più, perché noi maschietti sappiamo fare una cosa solo alla volta, evidentemente loro ne fanno di più, ed è riuscita a cucinare, a svezzare questi due bambini piccoli e contemporaneamente anche ad essere un figlio. Però, a parte gli scherzi, la tesi di questo libro è che lo smart working, di cui oggi tutti parlano, perché che ha preso tra l'altro una piega anche pansindacale nella discussione dovuta al fatto che ovviamente la pandemia pone un problema di sicurezza anche dei dipendenti che si recano sul posto di lavoro, l'uso dei mezzi pubblici e così via, però che lo smart working sia una delle punte dell'iceberg, nemmeno l'unica, di una cosa un po' più complessa che si chiama trasformazione digitale di un'organizzazione. Quindi, come diceva Federico Butera prima, bisogna capire che cos'è un'organizzazione e come cambia, e poi è possibile, se avviene anche una trasformazione digitale, pensare a un'organizzazione diversa del lavoro che diventa ubiquo e come tale che permette di migliorare quindi il proprio valore aggiunto grazie al fatto che c'è stata una trasformazione prima. La definizione, scegliamo tre definizioni di trasformazione digitale e poi nell'ultimo capitolo proviamo a costruire insieme ai nostri lettori anche dei sistemi di programmazione e di valutazione delle organizzazioni e quindi di Pola, ma prendendo sempre in considerazione che perché questa trasformazione avvenga deve aumentare il valore aggiunto per il cliente esterno all'organizzazione. Allora facciamo un esempio: la regione Emilia-Romagna, che si muove insieme alle sue autonomie locali e alle sue ASL, di cui è a servizio, e io vengo dal mondo delle autonomie locali, quindi vengo dal mondo dei comuni, fino all'altro ieri. Ecco, la regione Emilia-Romagna non può pensare a questa trasformazione digitale senza mettersi nei panni e quindi senza valutare il valore aggiunto che ricevono le auto e i comuni e eventualmente le province che hanno in mano il rapporto col cittadino. Questo è impensabile, non ha senso. O le imprese a cui trasferiamo i fondi europei, le imprese e gli enti di formazione. Ecco, questo non ha senso. Quindi la prima cosa da fare è questa. Alla luce di questo, migliorando e massimizzando il valore aggiunto, una delle chiavi di volta è appunto il fatto di responsabilizzare i dipendenti pensando a un percorso che da impiegati li trasforma in professionisti. Se sono dei professionisti, ovviamente il badge non serve più, ma serve orientarli a degli obiettivi, come diceva poco fa il professor Butera, mission driven. Quindi devono comprendere il senso della propria ragione organizzativa ed è il motivo per cui esiste l'organizzazione di cui fanno parte, ovvero
del motivo per cui il prelievo coercitivo ai contribuenti permette loro di ricevere uno stipendio tutti i mesi. Quindi però se si rovescia questa prospettiva non hanno senso i premi di risultato competitivi che contrappongono i dipendenti, non ha senso per esempio l'idea di controllare una persona perché arrivi puntuale in uno spazio fisico. Ha senso invece un sistema di programmazione, un nuovo tipo di leadership, anche della dirigenza, che come diceva Carlo deve essere rivista, riformata, che è una leadership, noi l'abbiamo chiamata digital leadership, digitale, che pensate viene proprio dal mondo della scuola, nella poca letteratura che abbiamo trovato su questo, è una leadership collaborativa, orizzontale, trasversale, capace di attivare energie in persone responsabili, in reti di persone responsabili che aumentano il valore aggiunto per il cliente finale. Faccio un esempio concreto. Noi siamo passati in Regione Emilia-Romagna, grazie alla trasformazione digitale accelerata, come diceva Mariano, dalla pandemia, e quindi le persone non erano presenti, da circa 28 giorni di tempi medi di pagamento a 14, durante il picco della pandemia. Allora proviamo a immaginare dal punto di vista della liquidità e quindi dell'attivo patrimoniale in alto a sinistra di un eventuale stato patrimoniale di una nostra impresa, che cosa vuol dire guadagnare su tutto il sistema dei fornitori della sanità e della regione 14 giorni in un momento critico come quello di cui stiamo parlando. È banale quello che sto dicendo, ma è un esempio concreto di orientamento all'esterno. Grazie. Certo. Molte grazie. Alessandro Bacci, Regione Lazio, a lei stessa cosa vorrei, appunto come abbiamo fatto con Francesco Frieri, un po' un esempio diciamo di come avete vissuto questa trasformazione invece in Regione Lazio e la vostra visione insomma in realtà di cosa ulteriormente sta cambiando ed è cambiato in questi mesi e come stiamo andando avanti, state andando avanti insomma per i prossimi passaggi. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Premetto, diciamo, rispondendo anche alla domanda di Carlo, diciamo, abbiamo sacrificato le nostre ferie, diciamo, e come diceva giustamente Francesco, ci siamo ben concentrati cercando di mettere, diciamo, in questo libro tutto quello che pensavamo fosse utile come esperienza pratica e cercando di dare anche una sistemazione concettuale, un metodo, insomma. E vengo alla domanda. Sì, diciamo, come Regione Lazio noi ci siamo trovati, forse siamo stati bravi, fortunati a entrare in sperimentazione di smart working già nel 2018 e là abbiamo imparato una cosa, abbiamo imparato a riflettere su noi stessi, cioè su chi siamo, che competenze abbiamo e fare un buon assessment delle nostre competenze, di quello che ci manca, e a capire anche, e l'ha detto bene il professor Butera, ma anche l'ha detto Carlo Mochi Sismondi prima, che in realtà le soluzioni fai da te, le soluzioni incrementali, le soluzioni legate un po' allo spontaneismo, a una, messa a terra di interventi copiati o fatti per sentito dire è sbagliata. Ci vuole una capacità progettuale, quindi ci vogliono idee chiare, obiettivi chiari e soprattutto si deve capire una cosa fondamentale che, come ha detto giustamente Francesco, si parla di smart working ma si deve parlare del contesto entro il quale lo smart working va inserito, che è quello della transizione digitale, cioè di un'organizzazione smart. Quindi organizzazione smart vuol dire appunto digitalizzazione, quindi tecnologie, vuol dire lavorare molto sui comportamenti, quindi sulla dirigenza, nel senso appunto di cambiare la leadership, sui fattori motivazionali del personale dipendente. Quindi qui tornano i temi della fiducia, di un buon sistema di valutazione che sia equo e dia fiducia ai dipendenti e se possibile anche lavorare sugli spazi, perché no? Quindi anche le modalità smart office possono essere facilitanti, non necessarie, ma possono essere facilitanti. Quindi, diciamo, cambiare l'organizzazione del lavoro è quella la precondizione per lo smart working. Altrimenti, come diceva giustamente prima Mariano Corso, che poi ci ha lasciato, siamo contenti della resilienza delle nostre amministrazioni, cioè del fatto che dopo la fase di lockdown in cui sostanzialmente le amministrazioni hanno tenuto
i loro livelli di servizi, tranne evidentemente alcune fisiologiche cadute in alcuni settori. Nella seconda fase abbiamo visto che le paure legate a un arretramento dello smart working erano infondate, perché lo smart working ha continuato ed è andato avanti. Ed è stato un fattore vincente di aver fatto capire alle persone che così potevano ben bilanciare le loro esigenze di vita personale con quelle lavorative. E sono stati capaci, la gran parte evidentemente, di far questo. Adesso si tratta di andare nella fase a regime e di appunto cambiare le organizzazioni e progettare il cambiamento. E noi in questo volume cerchiamo un po' di fare il punto appunto sulle nostre esperienze e su quello che c'è da fare. E cambiare il lavoro tradizionale, il lavoro in ufficio, il lavoro da scrivania, caratterizzato da una dipendenza anche formale, fisica, diciamo, dal lavoro, dal proprio dirigente e quant'altro, ha una impostazione incentrata più sull'autonomia e sulla responsabilità, impone un cambiamento radicale da parte innanzitutto dei dirigenti, che devono passare a una modalità di leadership completamente diversa, una leadership di apertura, di condivisione, ma soprattutto di chiarezza nella definizione degli obiettivi che si dà alla propria squadra, nei sistemi di valutazione per far capire come si merita il premio della performance e quindi chi lo merita e chi non lo merita, e soprattutto la chiarezza nella comunicazione e il sostegno al team. Per fare questo è ovvio che l'anello determinante, lo diciamo sempre, lo ripetiamo qua, l'ha detto pure Carlo Mochi Sismondi prima, è evidentemente la dirigenza. Bisogna lavorare su un cambiamento di leadership. Perché puoi avere tecnologie quante ne vuoi, digitalizzazioni come vuoi, non è un fatto puramente di informatizzazione dei processi, di digitalizzazione dei processi, è un problema di cambiamento culturale, cioè cambiare i comportamenti, innanzitutto della dirigenza, e mi permetto di dire anche ci metto l'indirizzo politico, perché la chiarezza negli obiettivi di cambiamento deve partire innanzitutto da lì. Non si cambia un'organizzazione perché si decide di cambiarla, si cambia un'organizzazione perché si vogliono migliorare i servizi all'utenza, si vogliono migliorare le politiche ai cittadini. E quindi da questo punto di vista è fondamentale che il politico abbia chiara una lettura, diciamo, di questo tipo. E per far questo però, ripeto, ci vogliono competenze, capacità, che quest'ultima fase di smart working, quella appunto del passaggio nella fase a regime, che secondo me è la più complicata, perché rischiamo, questa volta sì, rischiamo un arretramento, richiedono assolutamente, quindi capacità progettuali e competenze. Un ultimo discorso sulle parti sociali, l'ha accennato prima Mariano Corso, è evidente che in questo momento il coinvolgimento è fondamentale non sui vecchi diritti del rapporto di lavoro, ma sui nuovi contenuti e sulla nuova organizzazione. Grazie. Grazie. Beh sì, insomma, diciamo che da questi vostri interventi torna una visione che naturalmente è una visione che impatta sulle organizzazioni evidentemente a tutto tondo, perché naturalmente abbiamo chiamato in causa, come poi appunto emerge anche dall'articolo, come spesso insomma è emerso anche da incontri che abbiamo avuto nei mesi precedenti, i temi della trasformazione digitale, delle persone, della valutazione, delle competenze, della dirigenza, insomma c'è veramente un po' di tutto, per questo è un processo complesso, però naturalmente come dicevate la prova poi si avrà probabilmente poi nel momento in cui dovremo chiudere, speriamo presto, questa fase emergenziale e andare in una fase del cosiddetto new normal, comunque andare a regime con tanti diciamo innovazioni, tanti cambiamenti che ci sono stati in questi mesi, e dico naturalmente questo dell'organizzazione del lavoro è uno dei più evidenti. E allora io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon lavoro sia in ufficio che a casa o dove vogliamo, visto il tema di oggi, e naturalmente insomma avremo altre occasioni nuovamente per fare il punto poi nei prossimi mesi su come evolverà la situazione. Grazie a tutti, buona giornata, a presto.
Allora, dopo questo approfondimento, naturalmente molto, molto denso, perché insomma avevamo molti ospiti oggi e tra l'altro insomma tutti davvero esperti del tema, e come ricordava appunto Carlo Monchi Sismondi, per chi poi volesse rivedere la puntata la metteremo naturalmente a disposizione sul nostro sito e nella nostra playlist di video, insomma, che abbiamo sempre, che mettiamo online sui nostri canali social anche. Io, come sempre, chiudo velocemente facendovi vedere gli altri contenuti di questa prima newsletter del nuovo anno. Un altro tema centrale della newsletter di oggi è il tema delle competenze. In realtà delle competenze ne abbiamo parlato anche adesso con i nostri ospiti, perché è uno dei temi anche che si va a intersecare con il cambiamento delle organizzazioni. Non possiamo guardare nessuno di questi aspetti, come dicevamo, come a sé stante, sono tutti strettamente collegati. Sul tema delle competenze digitali, in questi mesi ci sono stati molte novità, insomma dei passi avanti anche a livello proprio strategico. Ora vedremo invece anche qui come poi queste strategie verranno messe a terra. È stato pubblicato il 23 dicembre, ora proprio, quindi molto, molto recentemente, nel dicembre scorso, a fine anno, il piano operativo della Strategia Nazionale Competenze Digitali, che era stata adottata a luglio, quindi insomma abbiamo ora proprio questo piano operativo. Con questo articolo che trovate appunto nel nostro sito, abbiamo cercato insieme a Giuseppe Iacono, che coordina proprio l'attività del progetto Repubblica Digitale, di capire un po' cosa c'è in questo documento, perché è un documento importante, e cosa ci aspettiamo in generale sul tema delle competenze digitali. Naturalmente questo è un documento che abbraccia tutti i settori, dalla scuola alla cittadinanza digitale, e c'è una parte, un aspetto che naturalmente è più specificamente è riservato al tema delle competenze nella pubblica amministrazione. Quindi abbiamo fatto questa chiacchierata appunto con Giuseppe Iacono, vi invito a leggerla. Vi anticipo che su questo argomento competenze digitali torneremo presto, probabilmente già la prossima settimana, per ulteriori commenti e focus. Continuiamo quindi a seguirlo, perché naturalmente anche questo è uno anche dei, diciamo, delle attività che come FPA portiamo avanti anche con la nostra FPA Digital School. Un altro tema centrale di questa settimana è il tema degli open data. Qui diciamo vi rilanciamo un articolo che abbiamo pubblicato durante, diciamo, la pausa natalizia, e che però non avevamo segnalato in newsletter, e quindi trovate in quest'articolo proprio un commento sull'Open Data Maturity Report 2020, anche questo uscito proprio ora a dicembre, il 15 dicembre. Vi invito anche qui a leggerlo, anche sul tema degli Open Data. Insomma, come sapete, abbiamo una community che ci segue, molto attiva, con la quale lavoriamo costantemente, e abbiamo insomma fatto numerosi incontri in questi mesi. Anche questo è un tema che riprendiamo spesso e che troverete anche nelle prossime settimane sulle nostre pubblicazioni. Naturalmente questo è un esame molto accurato, vedete c'è un indice insomma specifico su tutte le varie sezioni e dimensioni analizzate del report. Anche qui vi invito appunto ad approfondirlo in questo articolo. A seguire vi ricordiamo che è online consultazione, e è aperto anche alla collaborazione il nostro libro bianco sulle Responsive Cities 2020, che abbiamo presentato a fine anno in contemporanea con il nostro rapporto City Rate sulle città innovative e sostenibili. Questo libro bianco è un po' il frutto del lavoro che abbiamo fatto come FPA durante tutto il corso del 2020, incontri, tavoli di lavoro, ha dato vita a questo report in qualche modo, che però vorremmo arricchire proprio con i vostri contributi. Quindi vi invitiamo, abbiamo ancora la consultazione aperta, vi invitiamo a partecipare. Tutto il materiale, una volta raccolto e diciamo sistematizzato nella versione definitiva, verrà presentato appunto nei prossimi mesi in un evento pubblico. Abbiamo poi alcuni contributi che arrivano dai nostri partner, come sempre in questa sezione in cui diamo spazio ai nostri partner pubblici e privati, con presentazioni di progetti, di piattaforme, iniziative e commenti insomma sui percorsi di innovazione che stanno portando avanti. Questa settimana trovate due contributi di Roma Capitale, anche qui uno sul tema dello smart working, un altro sul tema della riorganizzazione del territorio a partire dai quartieri, quindi una rivitalizzazione un po' di tutte le aree delle città, anche quelle che in alcuni momenti sono state un po' messe al margine o dimenticate, e che invece proprio in questo periodo hanno trovato anche nuovi stimoli e nuova vita
proprio anche a causa delle trasformazioni che proprio l'anno che abbiamo vissuto sta portando anche nell'ambito urbano. Un articolo, un altro contributo arriva da un altro nostro partner che è Soldo e che ci anticipa, ci racconta una piattaforma che ha messo a disposizione in questi mesi, ha messo a disposizione dei comuni per la gestione dei buoni spesa e che vi racconteremo tra l'altro proprio il 21 gennaio in occasione di un webinar. Vi ricordiamo di consultare il nostro, a proposito di competenze, il nostro sito FPA Digital School, dove stiamo mettendo mano a mano online, stiamo aprendo diciamo le adesioni per i corsi del 2021. Qui una piccola anticipazione: andando sul sito di FPA Digital School trovate sempre tutto aggiornato. E infine vi presentiamo alcuni master che ai quali FPA sta collaborando, con i quali siamo in partnership con diverse università italiane. Quindi insomma anche qui, per chi fosse interessato, ci sono tutti i link, i riferimenti ai bandi, ai moduli per aderire a questi master. Per oggi è tutto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, vi do appuntamento alla prossima settimana, alla prossima newsletter e al prossimo focus. Grazie.